Benvenuti e bentrovati al canale Copie di Scrittore. Sottoscritto, iscriviti a questo canale, lascia un mi piace, condividi questo video con chi pensi che possa essere interessato a questi contenuti. Post partita della Juventus, se voi siete interessati al calcio c'è anche il podcast del venerdì, il calcio con la Serie A, sempre gestito da me. Trovate tutto, link in descrizione, seguitemi, diffondete, scrivo poesie, scrivo robe, soprattutto sul mio blog. L'ho scritto là.com e mi raccomando Instagram. E dunque andiamo a commentario questa partitario della Juventus contro l'Empoli. Signori, è stata una Juventus diversa. Avete visto quell'Allegri tutto ingrifato che andava in giro per il bordo campo, papà vinto, poi di casa e ci va bene. A proposito, guardate anche il podcast, sentite anche il podcast del sabato, perché col sabato oggi ci sono le follie del Paolo. Fomentati, chiedo scusa, queste luci sono causate dalla mia televisione, l'ambilight. Guardate che figata, faccio gli effetti di video senza morte. Forse dovrei però fare una soluzione un po' diversa. E dunque, allora, questa partita ci ha tenuto un po' così. Bisogna sempre considerare che il nostro avversario, in teoria, no? Dovrebbe essere inferiore. Ma, saluto un po', forse di più. Ma che poteva essere anche una cosa molto più problematica. Vi do dunque le mie opinioni. A parte il fatto che Zaccari aveva fatto un'ottima partita prima degli infortuni, ma è vero che stiamo ricevendo troppi infortuni. Mi ha preoccupato dell'Ikt, mi preoccupa il Bonucci zoppicante, mi preoccupa queste mi preoccupano dal punto di vista ovviamente tipo fresco, vabbè, proiesco, vorresco, della situazione che stiamo andando a vivere, ragazzi. Purtroppo la verità è quella che bisogna sempre rendersene conto. E infatti Zaccaria stava facendo una buona partita, ma per esempio più o meno tutti hanno fatto una buona partita. Ora ragazzi, prima di... ho anche avuto altri appunti. Sapete, ha un po' ragione forse Max Allegri, è buono vincere tra due, sempre, perché è sempre meglio fare più gol dell'avversario, ma ci sono stati anche dei buchi difensivi che bisogna curare. Ma è stata una partita proprio strana, Allegri lo vedevo proprio... Forse alla fine dico, oh, sai una cosa, mi sono rotto i coglioni pareggiare, e fossi veramente voi ora, mi dice, della mezza terminal, you know what, se siete interessati, nel mio blog c'è la recensione dell'ultimo album di Green Fantini, dico, comunque, ci sono abbastanza... Ok, ho detto tutto. Il risultato è la cosa più importante, ma bisogna pure sempre ricordarsi che è sempre, secondo me, più che oltre difesa, oltre attacco, bisogna comunque sempre avere una cosa più importante. Il calcio bisogna che funzioni, l'importante secondo me è quello. Possiamo trovare le cose positive in un massimo a lei, che possiamo trovare le cose positive in Andrazzoli. Se la partita è passata bella, mi è piaciuta. Nonostante tutti i difetti e le problematiche che possono aver avuto alcuni giocatori, alcune tattiche, queste cose qua. E che dire di un buon Dusan Vlahovic, che ci ha stupefatto, mi ha stupefatto e mi ha incasato per l'ennesima volta con la sua doppietta. Buon, perché non ho capito che cosa significasse la sua esultante, sinceramente, vabbè, forse gli hanno chiesto, ma io non lo so. Comunque non è la cosa più importante. Dunque, questa è la mia che ho cominciato a bere, perché mentre stavo finendo la partita ho mezzo cenato, in realtà adesso vado a proseguire il mio cenacolo, mi sta andando molto velocemente, penso per poter proseguire. Poi ci vediamo tra in ruota domani, che io registro stasera, per il sorteggio sia questa sia una birra di Demon Legend. E chi è, ragazzi? Gli eventi... cioè, è una difesa un po' disattesa, cioè, non lo so, perché
sembra che quando loro diventano uno si è bene, ma poi fanno delle distrazioni. C'è un po' di disequilibrio in questa squadra e ogni volta, anche quando si dice in questo modo, in cui ci si rilassa, diventa un po' di niente. E secondo me se c'è una gestione migliore, secondo me si può trovare una specie di cosa che magari non sia, che sia poi anche quello il problema. Però, boh, diverso, tutto diverso. Ovviamente, tutto il mio discorso. Anche forse lo stesso. Chissà se lo sta cambiando anche lui, sta un po' evolvendo tuttora. Oggi potrebbe darsi che sta cominciando a dare un'idea nuova, forse potrebbe cambiare anche lui, chi lo sa, almeno questa partita non significa niente. Però magari qualcuno potrebbe anche dire Thomas, ma tutti sti pareggi, anche no forse. Facciamo le pagelle per la prima volta in questo canale. Szczęsny! Ottime parate, anche se in qualcosa poteva anche fare meglio. Un bel 6, un De Ligt che è stato molto buono, per dei vari... Sei dal 6 al 7, 6 e mezzo, 7, come dice il nostro Alessandro Chiatto. Pellegrini, buona partita, no? Ma non 5 e mezzo. Danilo, 6 e mezzo. Bonucci. Ha fatto quella bella difesa, ma anche lui, forse per il fatto che sbloccava quindi appena sentito. Dammi un 5 al 6, un 6 e mezzo. Quadrado. Quadrado ha fatto bene, però, come sempre, però anche lui secondo me ha peccato un po' di distrazione alcune cose, non lo so. Non mi è piaciuto tantissimo, onestamente, fatemi sapere la vostra, magari sono un cazzo di pazzo. 5 e mezzo. Zakaria finché era in campo ha fatto una buona partita, ma siccome è uscito troppo presto è stato abbastanza non troppo valutabile, quindi diamogli un 6-6 politico, ma un 6 anche di non politico, insomma stava facendo abbastanza bene. Arthur, secondo me Arthur ha fatto una buona partita anche lui, potrebbe essere sfruttato in maniera migliore. Diamogli 6 e mezzo. Rabiot ha fatto una buona partita, soprattutto nella prima parte della... Incredibile, poi non ci sono Rabiot! Ha fatto una buona... La prima parte di Rabiot mi è piaciuta assai, poi gli ho dato un po' scemando. Ben 6 e mezzo anche lui, forse non un po' troppo buono. Kane, a parte il gol... vabbè, ne ha fatto moltissimo effettivamente, a me che poi è anche stato costruito. 6 e mezzo, lui è buon Vlahovic con la coppietta, si è preso il mignolo, abbiamo vinto da lui, ma vabbè, anche da lui. Però ha fatto bene, è stato molto grintoso, un po' più responsabile, un po' meno dubbioso, forte, bello da vedere anche. 7 e mezzo. Avangungo, esagerato, bravo, può darsi, può darsi. E i due sostituti, sono due sostituzioni. Non me lo ricordate. E il buon Locatelli, ma non l'ho visto più di tanto. Gli diamo di un 6. Il Morata ha fatto bene, benino abbastanza. Anche se non è stato un brillantissimo Alvaro. 6 e mezzo. Iscrivetevi, ci vediamo dopo, domani, bla bla bla, bla 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 bla
iscriviti, lasciami un mi piace, ci vediamo.